Buonasera amici, scusate un attimino per il ritardo, ma questa sera non so cosa doveva succedermi ancora. E sono a Pinerolo, ho fatto un viaggio di tutta una notte dalla Calabria oggi, e quindi tutta questa notte sono arrivata oggi, non ho dormito, aspettate che devo togliere l'audio, mamma mia, oggi non me ne sta andando una dritta ragazzi. Ecco qua, devo fare... non riesco... scusatemi un attimo, chiudo qua. Allora, niente, devo fare le condivisioni. Intanto vi saluto caramente. E vi stavo dicendo, sono qua a Pinerolo perché questa sera farò, insieme a degli amici, parlerò del popolo della famiglia proprio qui in Pinerolo e radicheremo questa realtà che sta crescendo a sprombattuto in tutta Italia, perché in tanti italiani stanno capendo l'importanza di quello che noi donne e uomini di buona volontà abbiamo capito dalla grande intuizione che ha avuto Mario Adinolfi, che è il presidente e fondatore, ha proposto insieme al segretario nazionale, l'avvocato Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo e adesso tutti i dirigenti, gli esponenti, insomma, siamo noi donne e uomini di buona volontà, da tutta Italia, stiamo appunto mandando avanti e radicando il movimento. E quindi questa sera siamo qua in questa parrocchia, io mi sono catapultata perché è tutt'oggi che sono un po' di corsa, ma ce l'ho fatta, sono qua in vostra compagnia, un po' stanca, ma voi sapete, ve lo sto già dicendo nelle dirette scorse, che purtroppo sono stata un mese in Calabria da mia mamma che sta ancora molto male, quindi chiedo ancora preghiere. Ecco, finito le condivisioni, adesso sono tutta per voi. E quindi fra gli impegni familiari, l'amore per la famiglia e fra tutto quello che bisogna fare, siamo anche qui questa sera di nuovo. Allora, come sempre iniziamo la diretta con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Ora, l'argomento di questa sera ve lo leggo direttamente dal cellulare. E praticamente dobbiamo sviluppare uno dei punti del programma nazionale, R come equa retribuzione del lavoro. Quindi cosa dice? Il lavoro nobilita l'uomo quando non lo rende schiavo. Il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Lo sfruttamento lede la dignità umana, per questo è vietato ogni forma di sfruttamento del lavoratore, in particolare dei minori, degli immigrati, dei disabili e delle donne. Il lavoratore ha diritto ad un giusto e lecito stipendio e ad alcuni diritti connessi alla persona, come il riposo la domenica, la sicurezza nel lavoro, la tutela in caso di malattia o incidente, la maternità, la conciliazione tra lavoro e famiglia, la sovvenzione nella disoccupazione, la pensione. La dignità umana scoraggia l'eccessiva flessibilità nei rapporti di lavoro. Il capitale e il lavoro sono necessari l'uno all'altro, per questo la lotta di classe è inaccettabile. Fermo restando il diritto di sciopero, capitale e lavoro collaborano per trovare soluzioni ai problemi derivanti dalla gestione delle attività produttive. Ora, partendo da questo punto programmatico del nostro movimento, che vede veramente l'uomo come persona, quindi è la persona che ha diritto al lavoro per una vita dignitosa, ecco, quindi non è il lavoro che fagocita l'uomo, ma è l'uomo che utilizza il lavoro per una sana vita, per una sana famiglia. Abbiamo visto quanti punti ci sono che nobilitano l'uomo attraverso il lavoro. Tutti questi punti purtroppo non li troviamo in quella che è la società odierna. Ma prima ancora di sviluppare l'argomento in sé, proprio l'anno scorso a febbraio l'avvocato Gianfranco Amato ha fatto un articolo bellissimo, perché io voglio ricordare i fatti di cronaca, soprattutto quei fatti di cronaca in cui delle persone hanno perso la vita per una sofferenza che non è stata aiutata da chi di dovere a superarla, anzi una sofferenza causata
da chi invece avrebbe potuto aiutare quella persona a uscire da quel disagio. Ecco, l'8 febbraio del 2017, quindi quasi un anno fa, l'avvocato Gianfranco Amato ha proprio fatto un articolo su un giovane che si è suicidato perché non riusciva a collocarsi nel mondo del lavoro. Ecco, quindi la disperazione, come la politica potrebbe, se fosse equa, aiutare a creare posti di lavoro, potrebbe aiutare questi giovani ad inserirsi, ma adesso anche purtroppo gli adulti non trovano, perdono e poi non trovano a inserirsi nel mondo del lavoro, quindi non trovano un lavoro. Quindi ora c'è veramente la disperazione. E in un momento storico dove veramente l'importanza basilare e fondamentale è la famiglia e il lavoro, perché il lavoro aiuta a creare la famiglia, la famiglia con il giusto introito del frutto del proprio lavoro, appunto, riesce a progredire, a crescere. Ecco, in una società dove proprio è totale la mancanza di lavoro, che cosa stanno pensando i nostri politici? Alle unioni civili, all'eutanasia, quindi non aiutare a vivere, ma come morire più in fretta. Ecco, io invece voglio ricordare un giovane morto a causa di questa mala politica. Un giovane morto, un trentenne friulano, che per una situazione lavorativa precaria e senza prospettive, ha proprio lanciato l'anno scorso un j'accuse di alto tradimento rivolto ad una classe politica che ha rubato proprio la speranza di felicità alle nostre alle giovani generazioni. Lui purtroppo è morto, ma ci sono tanti altri giovani che stanno vivendo la stessa tragedia. E quindi io voglio leggervi questa lettera, perché noi dobbiamo ricordare quello che è successo nel passato, affinché capiamo qual è la direzione che dobbiamo prendere e quali sono le problematiche che non dobbiamo più accettare. E dopo vi parlerò di altre cose. Cosa ha detto questo trentenne che non ha proprio più avuto la forza di affrontare questo disagio procurato da questa classe politica mondiale, ma nello specifico qua in Italia, che è, come dire, asservita a questa lobby, asservita a questo pensiero unico e quindi si è sottomesso a tutta questa mala gestione. Cosa ha detto questo ragazzo? Ve lo voglio proprio leggere per ricordare, perché tutti abbiamo vissuto questo momento di questo fatto di cronaca, ma non dobbiamo dimenticare come purtroppo questa società frenetica e piena di impegni per sopravvivere ci tolgono anche il tempo alla memoria. Cosa ha scritto? Ho vissuto male per 30 anni. Qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in grado di stabilire quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona, ho commesso molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un'arte. Ma le domande non finiscono mai e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di promesse. Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati. Stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili. Stufo di sprecare sentimenti e desideri per l'altro genere, che evidentemente non ha bisogno di me. Stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata. Stufo di dover rispondere alle alternative, alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie. Stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità. Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata. È una dimensione dove conta la praticità, che non premia i talenti, le alternative, sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non la posso riconoscere come mia. Da questa realtà non si può pretendere niente, non si può pretendere un lavoro, non si può pretendere di essere amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non si può pretendere di pretendere la sicurezza, non si può pretendere un ambiente stabile.
A quest'ultimo proposito, le cose per voi si metterebbero talmente male che tra un po' non potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più un mio problema. Il futuro sarà un disastro a cui non voglio assistere e nemmeno partecipare. Buona fortuna chi se la sente di affrontarlo. Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento e privo ormai anche di prospettive. Non ci sono le condizioni per impormi e io non ho i poteri o i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso. Io non c'entro nulla con tutto questo. Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che avrebbe dovuto o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione. Dico no come risposta, non si vive, di no si muore e non c'è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi in realtà non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un'epoca che si permette di accantonarmi invece di accogliermi come sarebbe suo dovere fare. Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile, non intendo più farmene carico e penso che sia giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi, che esiste l'alternativa a soffrire, smettere. Se vivere non può essere un piacere, allora non può nemmeno diventare un obbligo e io l'ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del male e di darmi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo finirà ancora peggio e di altro odio non c'è davvero bisogno. Sono entrato in questo mondo da persona libera e da persona libera ne sono uscito, perché non mi piaceva nemmeno un po'. Basta con le ipocrisie. Non mi faccio ricattare dal fatto che l'unico possibile, il modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io sono un anticonformista da sempre e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia scelta a qualsiasi costo. Non esiste niente che non si possa separare. La morte è solo lo strumento. Il libero arbitrio obbedisce all'individuo, non ai comodi degli altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia, non qui e non ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza sì. E il nullo assoluto è sempre meglio di un tutto dove non puoi essere felice facendo il tuo destino. Perdonatemi mamma e papà se potete, ma ora sono di nuovo a casa, sto bene. Dentro di me non c'è caos, dentro di me c'era ordine. Questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità. Chiedo scusa a tutti i miei amici, non odiatemi. Grazie per i bei momenti insieme, tutti migliori di me. Questo non è un insulto alle mie origini, ma un'accusa di alto tradimento. Complimenti al ministro Poletti, lui sì che ci valorizza. Ho resistito finché ho potuto. Ecco, ho voluto leggervi questa lettera, non perché ovviamente si giustifichi il suicidio di nessuno. Assolutamente questo ragazzo ha scelto in questa libertà di scelta, diciamo, il suo arrivederci a questo mondo che ha contestato. Ecco, io non è il suicidio che sto avallando, però sto denunciando uno Stato che sta veramente portando un'intera popolazione, giovani e adulti, a questo nulla, a questa disperazione, a questo non creare alternativa. Ma non dico solo alternativa, non creare nemmeno il minimo indispensabile per poter sopravvivere. Ora, in uno Stato dove abbiamo dei politici che riducono il popolo a questa miseria morale, perché alla fine si trasforma in una miseria morale, la non capacità di concretizzare in nessun ambito la propria realizzazione, perché comunque, cari amici, se non c'è un lavoro con la giusta mercede da dare agli operai, come anche nella Bibbia viene descritto, ecco, se non c'è questa giusta mercede,
Non si può creare famiglia, non si può accudire, pensare di dare una nuova vita, e non si può nemmeno pensare di vivere la propria vita, perché quando comunque manca tutto, manca il necessario, non dico la realizzazione, ma proprio il necessario, ecco, la disperazione è alle porte. E il popolo italiano è tutto portato alla disperazione, perché io quando vado per le strade vedo nel volto delle persone il vuoto di non sapere più qual è il nostro futuro. In una nazione dove ci vengono tolte tutte le sicurezze, la sicurezza di avere una mamma e un papà, la sicurezza di avere un sesso definito, la sicurezza di avere una famiglia, quella famiglia che vogliono distruggere, la sicurezza in una sanità che non esiste più, la sicurezza in una scuola che oramai non è più educativa ma è diseducativa, la sicurezza in una giustizia che non rappresenta più il popolo, perché è diventata un'ingiustizia. La sicurezza anche in una fede, c'è confusione, non nascondiamoci dietro un dito, c'è confusione in ogni ambito. Come possiamo pensare che le persone possono continuare a sperare in un futuro quando tutto è contestualizzato in una disperazione? Ora, il movimento, proprio il popolo della famiglia, è nato per dire no a tutto questo, ed è un movimento nato a dare delle alternative, di cui vi parlerò presto. Subito dopo, un altro argomento che voglio trattare, ed è l'argomento della sanità. L'argomento della sanità che è legato all'argomento della disperazione. Perché? Come sapete, vi ho già detto, io è un mese che accudisco mia madre in Calabria. Sono dovuta scendere perché mia madre è andata in pensione ed è andata a vivere in Calabria, una regione tra l'altro che io amo, perché sono comunque le mie radici. Io sono nata a Torino ma sono di origini calabresi, e amo tutte le regioni d'Italia, perché ogni regione è veramente un mondo, un bellissimo mondo, fatto di bellissime persone, fatto di bellissimi paesaggi, fatto di bellissime strutture che adesso le stanno distruggendo, ma è veramente la nostra nazione, tutti lo sappiamo, è la più bella del mondo, ma la stanno distruggendo. E ora vi dico la sanità. In quale disperazione è portata la sanità in Italia? Ora, abbiamo due tipi di Italia, in merito alla sanità. Io abito al nord e sono abituata a un certo tipo di sanità, che per certi versi ancora ha una parvenza di funzionalità, anche se i tagli sono stati enormi. Sappiamo benissimo come tanti milioni di euro vengono mal utilizzati, no? Magari per gay pride, piuttosto che cultura non confacente alla sanità mentale nei nostri figli. Ecco, tanti soldi vengono sprecati in ambiti non leciti. Però in questa Italia, dove al nord c'è ancora una parvenza di sanità, malgrado i grandi tagli a discapito dei malati, non è nulla in confronto al sud. Ora io dico, e vi spiego perché al sud, perché lo sto vivendo in prima persona, io dico, eppure siamo tutti cittadini italiani. Perché dobbiamo accettare che al nord c'è un certo tipo di tutela e di garanzia sanitaria, come ad esempio la Lombardia e l'eccellenza, poi Piemonte bene o male non ce la caviamo male, speriamo che la giunta Appendino non ci metta le mani anche lì, se no ci fa tragedia anche là, ha già fatto tragedia in tanti altri ambiti, anche il centro Italia abbastanza, possiamo dire che è una buona realtà, ma in Calabria, perché è quella che adesso io vi racconto, ho scoperto che gli ammalati, tanti farmaci di utilizzo ospedaliero, li devono acquistare. Oppure io, che l'altro ieri sono anche finita, udito udito, in pronto soccorso, perché ho avuto uno sbalzo pressorio, ho dovuto pagarmi le prestazioni, gli esami ematologici di un codice verde. Per me è una sorpresa, vabbè, già mi hanno più o meno guardata, grazie a Dio. Ecco, ora io dico, perché in Calabria devono esserci delle realtà ospedaliere così tragicamente martoriate?
e per i pazienti, ma anche per i medici e gli infermieri, perché nella realtà ospedaliera di Soveria Mannelli, perché io questo voglio continuare a dire, Soveria Mannelli, una realtà ospedaliera a cui è stato tolto tutto, è veramente stato quasi chiuso questo ospedale, non ci sono manco le attrezzature necessarie, ma c'è un personale veramente fantastico, umano, un personale che sembrano famiglia. Ecco perché un popolo come il popolo calabrese in questo caso deve avere una sanità così povera di strumenti e di farmaci, perché se li devono comprare in una regione dove c'è la disoccupazione altissima, tra l'altro, in un momento storico dove c'è un'economia ferma, magari non hanno nemmeno i soldi per acquistare dei farmaci che l'ospedale che dovrebbe darglieli non glieli dà, perché non ci sono, con veramente invece del personale sanitario e medico splendido. Ora, perché abbiamo un'Italia che a forza di tagli e a forza di sprechi mette in condizioni il popolo a vivere una mala sanità soggettiva e oggettiva, perché pur avendo magari l'empatia del medico, l'empatia dell'infermiere che fa veramente di tutto per alleviare quelle sofferenze, poi mancano i mezzi, quei mezzi che lo Stato attraverso la politica e la gestione nazionale dovrebbe mettere a disposizione del cittadino, quel cittadino che dovrebbe aiutare a vivere per essere anche quella parte poi produttiva di un'economia che dovrebbe girare. Ecco, invece a questo Stato italiano questi argomenti non interessano, a noi sentiamo solo questioni di quanto è bello essere gay, quanto è importante insegnare ai nostri figli che possono essere quello che vogliono, senza dare ai nostri figli invece la vera dignità, che è la dignità scolastica, della libera scelta educativa, magari della famiglia, la famiglia che lo mette al mondo non può decidere, no? se far sentire certe stupidate, per non dire peggio, di insegnamento attuale, e qui in Piemonte ne sappiamo qualcosa grazie alla giunta Appendino che ha deciso di fare col nuovo programma, col nuovo protocollo, no? Dell'Arcigay, di fare l'Arcigay promotore di tutte le loro novità ideologiche, no? E tornando invece alla sanità, come ha detto, ben detto questa mattina la cara amica Silvana De Mari, perché sprecare tanti soldi in IVG, interruzione volontaria di gravidanza, di persone che hanno deliberatamente scelto di non volere quella vita, perché farla pagare una sanità che è già strozzata, è già tagliata in tante spese? Ecco, perché non rendere privato quel tipo di intervento che magari tanti cittadini non vogliono diventarne complici, ma nel momento in cui io pago delle tasse, le mie tasse vengono utilizzate per questo tipo di mala sanità, cioè per uccidere un innocente, ecco, allora perché non utilizzare anche quei soldi che uccidono degli innocenti per malattie e patologie gravi o per disabili? Ecco, questo nuovo modo di pensare del popolo della famiglia vuole mettere al centro l'uomo in merito a realtà lavorative, o la donna con il reddito di maternità, ci ricordava questa mattina il nostro presidente Maria Di Nolfi, la donna che decide di rimanere a casa, la donna sposata che decide di rimanere a casa per crescere i propri figli, ecco, con reddito di maternità di 1000 euro, per crescere il figlio ogni mese, non gli 80 euro da campagna elettorale che il buon Renzi vuole regalare a destra manca a tutti pur di acchiappare voti, no, 1000 euro a una mamma che decide di crescere il figlio. Perché ho detto una mamma sposata? Perché comunque così si anche incrementa il valore alla famiglia, della famiglia. Qual è un altro nodo tragico della nostra nazione di questi ultimi anni?
di questi ultimi, anzi, 40 anni, che meglio. Praticamente il caro Riccardo Cascioli ha scritto proprio questa mattina, ho letto oggi, anzi perlomeno io in treno, venendo su, l'emergenza denatalità eppure la soluzione semplice. Ecco, questi sono i punti, no, caldi della nostra nazione per riprendersi, quindi il lavoro, la sanità, e purtroppo la denatalità. La denatalità perché se non si mette, non fra un po', ma subito, un blocco a questo picco in discesa della natalità con la denatalità, il nostro popolo semplicemente va a scomparire. Va a scomparire e viene certamente, come dire, sostituito dagli immigrati, come vorrebbe la Bonino. Ma noi, per carità, non è che non vogliamo gli immigrati, ma perlomeno in casa nostra, se riusciamo a vivere noi e poi accogliere gli altri, accogliendoli comunque con un'economia florida, no? Che qua ci dobbiamo fare la guerra dei poveri, cioè stiamo facendo venire milioni di immigrati in una nazione volutamente mandata allo sfascio, senza lavoro, senza risorse. In Piemonte avevamo le risorse visto che la Fiat è stata portata, insomma, all'estero e quant'altro, avevamo un'economia in ripresa per via grazie al turismo, ma l'Appennino è riuscita a far declinare anche quello. Ecco, quindi ogni regione ha il suo, come dire, tallone d'Achille su cui lavorare per farla affondare. Ecco, allora, tornando alla natalità, denatalità e comunque migrazione folle che stanno facendo alle spese di noi cittadini, che poi ci vogliono anche dire che siamo razzisti, ma no, cari amici, ma non facciamocele dire queste cose, perché noi non siamo razzisti per niente. Però la prima accoglienza dobbiamo farla, a parte nel grembo della mamma sicuramente, ma anche all'interno delle nostre famiglie. E il nostro, i nostri politici non possono dire di accogliere il prossimo, cioè gli stranieri, quando non accolgono il popolo, la radice che ne costituisce non solo la nazione, ma anche il portafoglio loro. Certo, stanno cercando poi di farselo riempire da questi immigrati, non so come, perché nessuno poi di noi lavorerà, né noi né loro, però vedremo quale fantasia hanno. Intanto il popolo della famiglia fa delle proposte oggettive, appunto con il reddito di maternità piuttosto che il quoziente familiare. Ci ricordava oggi Mario Di Nolfi che la tassa pagata sul quoziente familiare, cioè sul reddito diviso in base ai redditi, ai componenti familiari, e anche la libertà educativa. Ma torniamo all'emergenza di natalità, perché in Italia negli ultimi 8 anni praticamente la natalità è diminuita di 100.000 unità. Quindi questo significa che il nostro popolo, cioè il popolo italiano, sta andando incontro all'estinzione. Oltretutto questo calo delle nascite si spiega anche in rapporto al calo delle donne in età fertile. E certo, se ci sono state meno nascite, ci sono anche meno donne in età fertile, quindi c'è anche meno probabilità che qualcuna fecondi. E poi c'è anche una parte di problematica in base a questo articolo dovuto alla decisione di non avere figli. Certo, perché ci hanno indotto in questa mentalità che se una donna per grazia ricevuta rimane incinta, per grazia ricevuta perché? Perché oramai nessuno si sposa. Se ti dicono che devi avere rapporti, ti dicono di averli con lo stesso sesso, quindi lì diventa anche un po' complicato rimanere incinta. Scusate se divento ironica, ma è talmente tutto assurdo che oramai ci rimane solo più l'ironia. Quindi se qualche donna per fortuna rimane in qualche maniera incinta, ecco, gli dicono subito: ma cosa pensi di fare, di tenerlo? Perché devono inculcare nella donna, perché c'è la legge, il fatto che può decidere se è il momento giusto o meno di abortire. Poi certo non dicono le conseguenze quali sono dell'aborto, che sono comunque deletere per ogni donna, perché comunque rimane quella ferita nel cuore, nell'anima, rimane sempre, perché quel figlio unico e irripetibile non sarà mai lo stesso, anche se ce ne fossero altri 100 dopo. Ecco, quindi inculcano alla popolazione italiana, di quelle poche donne fertili che ci sono, di quelle
quelle poche donne fertili che trovano un uomo, perché qua oramai ti dicono che ti devi innamorare con lo stesso sesso per fare cosa, poi non lo so, lo sanno solo loro. Quindi portano anche al pensiero, questo pensiero unico di martellamento con varie soap opera, anche in prima serata oramai abbiamo in qualunque trasmissione abbiamo il genere fluido o l'uomo che deve dirci quanto è bello tutto questo, e quindi c'è. Quando, se qualche donna rimane incinta, ti inculcano che puoi abortire perché non è il momento giusto, perché non hai abbastanza soldi, perché una serie di motivazioni. E questa denatalità comunque è anche dovuta a un grave problema economico e sociale che ci circonda, come ho appena detto prima. E questo boom demografico, non boom, ma boom nel senso in negativo, che c'è stato finora, che è stato per tanti anni raccontato come una bella cosa perché c'era il controllo sulle nascite, quindi sempre questa chiave di lettura positiva su qualcosa che è gravemente negativo. Ecco, per tanti anni ci hanno detto che c'era il controllo delle nascite, potevamo noi attuare questa, perché noi siamo tra virgolette Dio in terra, no? Perché possiamo decidere queste cose. Ora ci hanno detto, si sono accorti che è un danno, perché manca la popolazione produttiva e riproduttiva, perché oramai noi siamo anche un popolo anziano. Ma allora, invece di incrementare i nostri politici e supportare e aiutare la famiglia, che cosa ci dicono i nostri politici? Che la soluzione a questa mancanza di persone in Italia, portate sempre da loro, perché prima ci hanno propinato il divorzio, l'aborto e tutte queste belle teorie moderne, ora che si sono accorti che con questa nuova mentalità di questi anni passati manca una bella fetta di popolazione per far andare avanti questa Italia, ecco, allora ci propinano come soluzione l'immigrazione. Ecco, quindi avverrà il cambio di popolazione, quindi noi italiani diventeremo dei meticci, secondo loro. Ma siamo ancora in tempo a riprenderci in mano le nostre vite, riprenderci in mano la nostra nazione e decidere che tutte le stupidate che ci stanno raccontando dai politici ai media si chiamano proprio così, stupidate. Quindi da stupidate vanno trattate, quindi non vanno prese in considerazione. Dobbiamo, cari amici, continuare a mantenere viva la mente, ragionare, analizzare e capire che ci stanno portando dalla parte sbagliata. Ora, il rimedio della denatalità qual è? È proprio quello della famiglia, perché purtroppo, e questo è proprio l'Istat che ce lo dice, il legame tra natalità e matrimonio nel nostro paese soprattutto è ancora fortemente legato, quindi matrimonio e natalità sono complementari. Infatti il 70% dei bimbi nati in Italia nel 2016 sono nati in un ambito matrimoniale. E perché siamo certi che però il divorzio e questo nuovo metodo, mentalità di vita ha portato anche alla denatalità? Perché proprio il raffronto dal 1970, quindi proprio nell'anno in cui è stato introdotto il divorzio e poi nel 74 quando è stato confermato con il referendum, proprio da quell'anno in poi si è proprio visto il calo delle nascite. Oltretutto, questo articolo ha fatto molto bene, ha fatto anche un'altra analisi interessante, che non è nemmeno, se vogliamo, un'economia forte che fa incentivare le nascite. Se poi vogliamo anche ricordare il boom demografico in Italia quando c'è stato, subito dopo il dopoguerra. Quindi era proprio una povertà assoluta, ancora più di oggi, però la povertà di allora era diversa da quella di oggi, perché la povertà di allora era aperta ad una crescita, mentre oggi purtroppo è una povertà che ci fa vedere solo un baratro, se non riprendiamo le nostre vite e la nostra nazione in mano. E allora che cosa è successo? Che
Praticamente, proprio da subito dopo quegli anni del divorzio, si è proprio visto questo crollo di nascite, e si è anche visto quanto non è l'economia, come dicevo prima, il dopoguerra è stato il momento più che ha avuto un picco più alto di nascite, ma è proprio la mentalità della mancanza di Cristo. E io, che sono proprio alla luce della Gospel, posso dirvelo, il timor di Dio che fa perdere la dimensione del peccato, quindi fa perdere anche la dimensione di quello che deve essere tutelato con amore, cioè la vita che ci viene data da Dio, la vita che noi dobbiamo tutelare in quanto famiglia, perché la famiglia è un sacramento che Dio ci dà. I figli sono un dono di Dio, e quindi è proprio stato visto, secondo uno studio, che dove manca la fede, dove manca il timore di Dio, c'è più facilmente il calo demografico. Ora, cari amici, alla fine di questa diretta, cosa voglio dirvi? Che un popolo amato è un popolo che deve essere supportato in tutti gli ambiti della vita, dal momento del concepimento, perché quella vita deve essere tutelata, quella vita deve essere aiutata a vedere la luce, ai primi anni di vita, quando all'asilo ti devono insegnare l'amore, dove all'asilo ti devono insegnare che è bellissimo avere un papà, è bellissimo avere una mamma, perché quel papà e quella mamma che si sono amati e ti hanno creato, sono lì per difenderti e per amarti, per sostenerti e per farti crescere, e saranno lì sempre. Io proprio da figlia, in questi giorni che ho accudito mia madre, no, mi sono proprio accorta come veramente cosa ci vogliono raccontare, che non c'è madre, non c'è padre, e chi ci sarebbe lo Stato, questo Stato che ci vuole massacrare così, quando in realtà io, che sono stata veramente al capezzale di mia madre in questi giorni, ho proprio capito, io ho 52 anni, che quel legame è fortissimo, non c'è età per cui ci sente pronti a dire addio, ciao, arrivederci a colei che ci ha generato, colei che noi possiamo ritrovare, perché con l'utero in affitto, quei figli concepiti e fatti nascere tramite l'obbrobrio dell'utero in affitto, non potranno nemmeno risalire al nome della madre, perché ce ne sono due di madri, colei che l'ha fecondato e colei che lo ha, tra virgolette, sfornato, perché quell'utero viene usato come un forno per covare quel bambino, ecco. Ma come si fa a diventare padroni e ridurre in schiavitù quei bimbi a cui viene tolto quel bene primario, quel bene che può formarli? Allora, se il nostro governo, se i nostri politici veramente ci tenessero a noi, ci tutelerebbero dal momento del concepimento, quando noi andremo all'asilo, per farci crescere in quell'ambiente familiare che loro dovrebbero aiutare a sopravvivere, non a morire, con questa economia che distrugge la famiglia, con questa mentalità che distrugge la famiglia. Ed adulti, dopo tutti quegli anni di scuola che formano una persona, non quella scuola dove ti insegnano l'ideologia di genere, piuttosto che ti insegnano che puoi scegliere se o meno fare l'ora di religione, però sei obbligato a fare tutti i vaccini che dicono. Ecco, quando sei adulto, se ti aiutassero a trovare lavoro, e se fossi malato ti dessero una sanità che funziona e non come l'alternativa all'eutanasia, e se tu hai un malato caro da curare potessi avere quei supporti medici, scientifici, ma anche economici, per stare al capezzale del tuo malato. Ecco, se non ci fosse la disperazione che ci inculcano nel cuore, ma ci fosse il sostegno, ecco, vivremo già un paradiso in terra. Ciao, scusa, ma ci sono due gradi fuori. Sono arrivati gli amici per fare qua questa sera il circolo di Pinerolo, e finisco con questo. Con questa famiglia che è arrivata adesso, finisco la mia diretta, vi saluto e vi do un grande arrivederci alla prossima diretta. Ciao a tutti, da Pinerolo, buonasera.